Siamo a Nazareth, nella Galilea, da dove vi salutiamo nel nome di Gesù di Nazareth. Percorrendo le strade di questo villaggio, ci ricordiamo di Pietro l'Apostolo che nel giorno della Pentecoste, rivolgendosi agli astanti, disse le seguenti parole riportate nel libro degli Atti al capitolo 2, verso 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi. Ebbene, è dello stesso Gesù di Nazaret che vogliamo parlarvi, perché sebbene siano passati 2000 anni, egli ancora oggi è vivente, vuole operare segni, prodigi e miracoli nella nostra vita. Notiamo che nell'Antico Testamento non troviamo alcun riferimento a questa città, infatti Nazaret non ebbe alcuna prominenza, tant'è vero che era in uso una frase che un giorno Natanaele citò: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Questo detto proverbiale ci dà a capire che Nazaret non godesse di una buona reputazione. Sul piano geografico, Nazaret è localizzata nella bassa Galilea, a metà strada tra il mare di Galilea ed il mare Mediterraneo. Il villaggio più vicino è quello di Cana di Galilea, che dista solo a pochi chilometri dal nord-est di Nazaret. Daniele, nei giorni di Gesù, Nazaret era un piccolo villaggio che disponeva di una sola sorgente di acqua fresca. Oggi la tradizione cristiana indica questa sorgente come il luogo presso il quale l'angelo apparve a Maria. Mentre noi non abbiamo alcuna conferma che l'apparizione angelica sia venuta in questo luogo, sappiamo però che era compito delle donne quello di raccogliere e trasportare l'acqua. Di conseguenza è molto probabile che Maria, la Vergine fanciulla di Nazaret, sia venuta a trovarsi spesso presso la sorgente. L'attuale moderna città di Nazaret conta circa 25.000 abitanti, prevalentemente musulmani e cristiani, ma anche ebrei abitano qui e vivono in armonia tra di loro. Infatti non si sente mai parlare di scontri in queste zone della terra di Israele. Come abbiamo già accennato, è possibile che l'angelo apparve a Nazaret per annunciare prima a Maria e poi a Giuseppe la nascita di Gesù, il Messia mandato da Dio. A questo punto leggiamo nel Vangelo di Luca, dal capitolo 1, dal verso 28 al 32, che descrive questo evento importante. E l'angelo, entrato da Maria, disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è teco. Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo. E in questi versi ci viene rivelato tutto quello che ci spetta di sapere circa la concezione e l'incarnazione del nostro Salvatore. L'angelo Gabriele, il quale 6 mesi prima era stato mandato a Zaccaria per annunciare la nascita di Giovanni Battista, precursore di Cristo, ora viene mandato in questo villaggio della Galilea ad una vergine di nome Maria. Egli viene con un annuncio che cambierà la storia dell'uomo nella sua relazione con Dio per i secoli a venire. Dio, che fino a quel punto aveva parlato attraverso Mosè ed i profeti, ora annuncia che Maria, l'umile angella del Signore, partorirà un figliolo da lungo tempo atteso, il quale salverà il popolo dai loro peccati. Certamente tale annuncio straordinario richiama la nostra attenzione sul grande dono di Dio. Gesù viene ad abitare tra noi, l'Emanuele, Dio con noi. Nello stesso tempo, questo annuncio ci porta a riflettere sulla figura ed il ruolo svolto da questa giovane donna di Nazaret. Maria, infatti, venne scelta da Dio fra tutte le altre donne allo scopo di adempiere una missione così gloriosa e divina. Proprio come la vita di tanti altri personaggi biblici come Mosè, Abramo, Davide, l'Apostolo Paolo, questi ci sono di grande ispirazione, ebbene anche quella di Maria, la Vergine di Israele, che Dio volle scegliere nella sua grazia e sapienza per divenire madre
terrena del nostro Salvatore Gesù Cristo non ci lascia indifferenti e senza un esempio. Purtroppo spesso sentiamo della gente che usa un linguaggio volgare e sporco, che bestemmia il nome di questa donna di grande fede, e questo ci rammarica non poco. Sì, perché Maria, oltre ad essere una ragazza pura in Israele, era anche una donna di grande fede in Dio. L'angelo le disse infatti: ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù, che vuol dire Salvatore. Dio, avendo udito il grido dell'umanità smarrita nel peccato e vedendo il suo terribile stato spirituale, ha provveduto l'unico rimedio, mandando il suo unico figliuolo attraverso la strumentalità umana di Maria Vergine. L'angelo aggiunse questa precisazione intorno al meraviglioso carattere di Gesù: questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Leggiamo sempre dal Vangelo di Luca. Gesù, quindi, la parola fatta carne, venne dal cielo e non cercò mai un trono su questa terra, ma l'unico trono che Egli gradisce è quello che noi gli edifichiamo nel nostro cuore in risposta al suo immenso amore. Sì, Gesù scese dalla più eccelsa gloria, si incarnò per mezzo di una semplice fanciulla in questo villaggio del tutto sconosciuto, nacque a Betlemme, morì nella città di Gerusalemme, abbassandosi fino alla più crudele ed ignobile morte, la morte della croce. Il suo amore fu ed è incomparabile. Egli è il buon pastore. Egli ha dimostrato il suo amore verso noi come pecore smarrite, dando la sua vita per noi pecore perdute. A giusta ragione Giovanni afferma: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. In cambio di questo amore insondabile, Egli non chiese altro che il nostro cuore pentito ed umiliato. Cari amici, il figliuolo annunciato prima dal profeta Isaia e poi dall'angelo a Maria vuole stabilire un trono di pace e di grazia nel mio e nel tuo cuore, recare abbondanza di tranquillità nella vita più travagliata. Il messaggio dell'angelo a Maria non era un messaggio comune e semplice. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo, rispondendo, le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco che Maria dimostra la sua piena sottomissione al piano divino. Infatti rispose: ecco, io sono l'angelo del Signore, siami fatto secondo la tua parola. Certamente Maria, dinanzi a questo annuncio angelico, poteva presentare una lunga lista di scuse. Invece no. Questa angela del Signore lascia tutte le sue perplessità nelle mani potenti di Dio e confessa semplicemente: ecco, io sono l'angela del Signore, siami fatto secondo la tua parola. Si abbandona totalmente con fiducia alla volontà suprema del Signore e grazie alla sua obbedienza il piano di Dio si compie quando nella pienezza dei tempi nacque il Salvatore Gesù, proprio il Cristo di Nazaret. Da Maria qui a Nazaret impariamo una lezione importante: Dio cerca cuori disposti ad obbedire al suo volere, che è sempre buono, è un volere perfetto ed accettevole. Egli sta aspettando che tu gli dica: mi sia fatto secondo la tua parola, e la tua sottomissione a lui produrrà risultati straordinari, perché Dio onora quelli che lo onorano. Desideriamo pregare affinché voi possiate conoscere la volontà di Dio e potete dire, come Gesù stesso disse: non la mia, ma la tua volontà sia fatta.